Passeggiare a Palermo è un lusso che si possono permettere in pochi, tra marciapiedi rotti spesso e volentieri dalle radici degli alberi, come in questo caso in via Massimo D'Azeglio, ai marciapiedi occupati da auto e moto, ma anche marciapiedi sporchi. Non fa differenza il quartiere dalla centralissima via Libertà alla residenziale viale Strasburgo, così come ai periferici quartieri come Falso Miele da un lato, Zen dall'altro. I marciapiedi a Palermo sono distrutti e lo dimostrano queste immagini che vi stiamo mostrando, che fanno vedere una città ostaggio chiaramente di una mala politica che non riesce a comprendere quelle che sono i bisogni dei cittadini. Sugli alberi poco si può fare perché si tratta di specie arboree non adatte al contesto urbano. Tanti altri casi si può fare qualcosa e si potrebbe intervenire con una migliore gestione dei marciapiedi e soprattutto con una differenza importante, ovvero quella di gestire marciapiedi, anche di rifarli, soprattutto per l'incolumità dei pedoni, anche perché alcuni marciapiedi sono assolutamente impraticabili, proprio perché diventa difficile districarsi tra marciapiedi stretti e spesso dal passo incidentato.